Gentili amici che amate il basket, un saluto vi giunge da Antonio Mercurio, Palasport di Casalnuovo. È il turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata del campionato nazionale di Serie B, girone D, l'incontro Gevi-Napoli Basket, Treofan-Battipaglia. Di fronte due squadre che arrivano da un momento un po' particolare. Napoli però nello scorso weekend ha trovato la prima vittoria che li ha sbloccati almeno dal punto di vista emotivo, mentre invece Battipaglia ha collezionato la terza sconfitta in tre partite e anche questa abbastanza pesante in casa contro Reggio Calabria. Stasera dunque è l'occasione per Napoli per provare ad allungare, per Battipaglia evidentemente cercare di mettere fieno in cascina. Per una squadra che ha fatto esordire in campionato nel weekend Alessio Ronconi, ex di Napoli, insieme ad Andrea Murolo, altro ex di quella che è stata la squadra che ha fatto la cavalcata dalla Serie B direttamente alla Serie A2. Un saluto anche a Stefano Prestisimone vicino a me, buonasera Stefano. Buonasera, buonasera a tutti. Dicevamo, i motivi di questa partita sono un po' chiari, di fronte c'è una squadra che ha un'identità ma la deve ancora cercare, Battipaglia sembra invece ancora una squadra, diciamo così, alla ricerca del suo autore. Sì, Battipaglia è una squadra che ho visto al torneo di Pozzuoli, sicuramente si sapeva, loro ne sono penso ben consci, è una squadra che deve provare a lottare per salvarsi, ha fatto una squadra, insomma, ha costruito una squadra insomma, come dire, di battaglia ma non di altissimo profilo tecnico. Sicuramente Ronconi e Murolo sono i due giocatori forse di maggiore verve, di maggiore personalità, avendo fatto Ronconi l'anno scorso una 2 neanche male in fondo. Muro lo sappiamo, le sue caratteristiche, il motorino instancabile, molto molto aggressivo sempre in tutte le fasi della partita. Napoli sicuramente deve assolutamente conquistare questi due punti per prendere una classifica migliore di quella che era fino a due settimane fa e incominciare a pensare anche al derby molto caldo che ci presenta per sabato. Con Pozzuoli, a Pozzuoli. Dirigono la gara i signori Bernassola e Silvestri, videoquintetti delle squadre in campo per coach Serrelli. Ci sono Murolo, Martino, Gambarota, Ronconi e Locci, mentre invece per la Gevi ci sono Guarino, Di Vicaro, Milani, Dincic e Malagoli. Coach Lulli ripresenta in quintetto Di Vicaro, che a Roma non era entrato tra i primi cinque. Napoli, una partita che ha giocato molto bene soprattutto all'inizio, alla fine ha sofferto e ha vinto, e questo è sicuramente qualcosa che deve far pensare e che depone sicuramente per quello che dicevamo anche l'altra settimana, cioè che Napoli è una squadra che si sta trovando pian piano, è partita un po' in ritardo e forse adesso i meccanismi cominciano ad essere un po' più oliati. Primo pallone in attacco per Battipaglia con Andrea Murolo in palleggio, il blocco alto di Martino, resta su Murolo Dincic, allora si va dall'altra parte su Gambarota, vuole andare uno contro uno, portare lo spalla canestro Guarino, Martino alza la parabola, sbaglia ma arriva il rimbalzo d'attacco e il primo canestro della gara per Giovanni Gambarota. Il primo canestro di questo incontro con Guarino in palleggio, Dincic, l'uscita di Milani, vuole giocare sulle tacche contro Martino, Dincic palleggia con la sinistra, poi fuori ancora per Milani, il ripost ancora sotto, prova a sfidare il raddoppio, poi ci ripensa Di Vicaro, fuori per Guarino, finta tiro da tre, prende un two punch shot dall'angolo ma lo sbaglia, il rimbalzo in attacco conquistato da Dincic e il pallone di nuovo nelle mani di Tommaso Milani, prova a giocare uno contro uno, si prende anche lui un tiro senza ritmo, lo sbaglia e il rimbalzo di Ronconi con Murolo che spinge la transizione, poi si ferma, aspetta un compagno e Ronconi che gioca due con Martino, prende addirittura la tripla, non arriva quasi neanche al ferro, il rimbalzo conquistato da Malagoli,
con Milani a portar palla oltre la metà campo, a scambiare con Malagoli, poi l'uscita dal blocco di Vicaro, non ha tempo per mettere i piedi a posto, neanche ora, si ferma e allora si deve ricominciare, prima da Milani e poi da Dincic, ancora l'uscita per Vicaro, stessa azione di prima, ma adesso mette i piedi a terra e trova la tripla uscendo dal blocco. Questo è un po' il suo marchio di fabbrica, lo avevamo evocato nelle scorse partite. A Roma ha già fatto vedere qualcosa rispetto alla partita casalinga con Salerno e speriamo che questo sia il giusto abbrivio. Napoli avanti 3-2, si gioca sotto con Locci, mette palle a terra, poi fuori per Gambarotta, prova il tiro da tre, lo sbaglia Gambarotta, il rimbalzo di Napoli con Di Vicaro che ferma per il palleggio, è costretto ad aspettare Guarino, manda sotto lo stesso Di Vicaro, poi si ferma, riprova ancora una tripla, stavolta un po' forzata sul primo ferro, si spegne, il rimbalzo conquistato da Martino con Murolo che può spingere la transizione, vuole giocare sotto con Ronconi, linea di fondo, spalla canestro con Guarino, lo sfida sulla riga di fondo, poi va a scaricare un pallone impossibile da prendere per Gambarota ed arriva dunque la persa per Battipaglia. Battipaglia che ha perso in casa 81-61 con Reggio Calabria, una brutta sconfitta che vorranno certamente dimenticare in fretta. Adesso c'è Dincic che aspetta Guarino, prova a mettere palla a terra, non sfida Murolo, si va ancora da Di Vicaro, c'è lo show lungo di Locci, la palla poi da Guarino ancora per Milani che prova l'uno contro uno, non trova passaggio sotto per Malagoli, arriva la rubata del numero 23 Martino che poi in coast to coast con un bel appoggio al vetro va a mettere il quarto punto per Battipaglia, vantaggio esterno più uno, 7 minuti da giocare nel primo quarto. Guarino riceve da Dincic, poi a girare per Milani, c'è Malagoli sotto, lo vede Milani ma preferisce andare fuori da Di Vicaro, ancora piedi per terra, sbaglia il tiro, Dincic si fa rubare il rimbalzo da Gambarota e poi la palla nelle mani di Andreino Murolo, sotto per Locci, appoggia al vetro, sbaglia, una conclusione abbastanza facile anche se c'era Malagoli col suo corpaccione a ostruirgli un po' la visuale. Milani oltre la metà campo, si vede Dincic, non riceve, si va ancora fuori, l'alto basso, c'è infrazione di 3 secondi fischiata a Dincic e dunque pallone che torna nelle mani della Treofan con Murolo, la pressione fortissima di Guarino e gliela ruba o quasi, poi la tocca per ultimo Guarino, la palla finisce nelle mani di Martino, poi sulla riga laterale la pressione di Di Vicaro e Napoli recupera questo pallone con una bella intensità, anche perché se Battipaglia ha qualcosa da mettere sul parquet lo farà subito, perché poi ha dimostrato che negli ultimi quarti qualcosa perde. Sì, Guarino ha fatto una grande azione secondo me di intensità per dare un segnale un po' anche ai suoi compagni, Napoli è una partita un po' morbida, buona questa tripla, adesso bisogna sicuramente insomma ritrovare il carattere, l'intensità giusta. Questa è una squadra che ha bisogno ovviamente di fiducia. Napoli è un po' distratta, vedi, difensivamente, un po' a rimbalzo a volte con delle carenze che sicuramente bisogna trovare. Ecco, un'altra palla persa per esempio sul... Intanto c'è un infortunio a Ronconi che è una scivolata, credo, è rimasto a terra. Sì, speriamo sia nulla di grave. Aveva intercettato un pallone lanciato forse con un po' di superficialità dai giocatori di Napoli, Ronconi si rialza e neanche il tempo di dire che Napoli era stata intensa, che ha concesso credo nel giro di 8 secondi un canestro e poi una rimessa sbagliata. Si riprenderà con Battipaglia in attacco, cioè Ronconi per questo pallone, si asciuga il parquet dove Alessio è scivolato fortunatamente senza riportare conseguenze. Cronometro fermo, 5:28 da giocare, il punteggio dice Napoli 6, Battipaglia 6. Murolo
L'uscita dal blocco di Gambarota, non ha lo spazio per il tiro, si va da Ronconi che alza la parabola, appoggia al vetro, sbaglia, Malagoli, scende un altro rimbalzo. Poi Guarino si perde forse qualche istante di troppo concedendo alla difesa di piazzarsi e allora si va per linee esterne con Guarino che riceve da Malagoli, vuole il blocco, Ciccio no... finta di andare sul blocco, poi va alla sinistra di Murolo che commette fallo ed è il primo fallo dell'incontro, sanzionato ad Andrea Murolo, primo fallo della gara che arriva dopo quasi 5 minuti di gioco. Si riprenderà con una rimessa, pallone nelle mani di Guarino, il blocco di Malagoli per l'uscita di Milani, la palla finisce invece sotto a Dincic, ha un buon movimento, poi sbaglia però l'appoggio al vetro, si riprende il proprio rimbalzo e va a prendere anche il fallo. Questo è Dincic ed è quello che ci è mancato un po' nella partita con Salerno, dove sarebbe servita, e se sarebbe servita, un po' di fisicità sotto. Dincic ha sbagliato un tiro ma poi ha ripreso il suo stesso rimbalzo e se ne va bellamente lunetta per due liberi. Mette il primo. Dincic fa 2 su 2, sono anche i primi due punti della sua serata. Adesso la pressione sul portatore di palla salernitano, un po' troppo forse, dice l'arbitro. Arriva il fallo, è fischiato a Guarino del primo personale, anche il primo di squadra per Napoli. Murolo, uscita di Gambarota, mette palla a terra, poi voleva Martino, non ce l'ha per il buon intervento di Milani. E allora Napoli che può correre dall'altra parte, ancora Dincic, c'è il mismatch con Murolo, preferisce andare da Malagoli, il piazzatino dei 5 metri, lo sbaglia, dall'altra parte Gambarota fa tutto il campo, va a appoggiare al vetro, sbaglia il rimbalzo toccato solo da Milani, lo riconquista con molta energia Battipaglia. Ronconi vuole andare da Locci contro Milani, Locci mette palla a terra, appoggia al vetro, sbaglia. Arriva adesso un altro possesso per Napoli, non proprio stilisticamente il massimo, diciamo, quest'ultima azione. Guarino, blocco alto di Malagoli, Guarino lo prende, poi preferisce andare al ribaltamento per Di Vicaro. Ancora Dincic, gioca per linee esterne con Di Vicaro, vuole andare dentro Di Vicaro, lascia il pallone per Malagoli, mette palla a terra, forse passi, gli arbitri non fiscano, Malagoli va a mettere i suoi primi due punti, l'arbitro ha fatto segno, ha lasciato palla, ecco perché non ha fischiato. 10 Napoli, 6 Battipaglia. Da Locci a Ronconi, finta il tiro da 3, vuole andare dentro, finta anche quello da 2, poi si va fuori da Murolo, la penetrazione contro Guarino, Murolo sbaglia, arriva il fischio dell'arbitro che va a punire il numero 19 Locci, fallo in attacco per Andrea Locci che è l'unico lungo vero, diciamo così, di Battipaglia. Rimessa Napoli con Tommaso Milani, Di Vicaro adesso nello spot di guardia con Milani portatore di palla, Dincic, poi ancora Milani, Guarino viene tenuto fuori, adesso ancora invece si va da Ciccio sotto per Dincic, forse spinto, ancora Guarino, Malagoli, non tira nessuno, ci prova Milani da 2, anzi era da 3, lo sbaglia, il rimbalzo di Murolo che poi prova a correre, vuole andare in angolo da Gambarota, prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, il rimbalzo di Milani che però è 1 contro 3, preferisce fermarsi e aspettare i compagni, nella fattispecie scambia con Malagoli, poi Di Vicaro prende la penetrazione sulla linea di fondo, trova il fallo di Ronconi, appena Napoli però ha l'opportunità di giocare 1 contro 1 la difesa di Battipaglia fa molta difficoltà, Stefano. È una partita che sta scorrendo via molto velocemente, poche interruzioni, a Battipaglia sappiamo fa dell'aggressività, dell'intensità, del ritmo, la sua forza, e ha provato a mettere in difficoltà Napoli con questa difesa strenua, accelerazioni, provare a correre sempre comunque in contropiede, però chiaramente c'è una caratura notevole di differenza, e adesso se Napoli insomma deve provare a
a mettere in campo la sua, le sue qualità, ecco, come in questo caso l'uno contro uno di Milani, e deve provare comunque ad allungare. Di Viccaro è partito molto bene, un giocatore, è uno di quei giocatori che finora, diciamo, è un po' mancato rispetto alle aspettative, perché insomma i suoi punti sono fondamentali, è venuto un po' a mancare nelle prime partite. Giustamente lui ha riprovato a metterlo in quintetto dopo aver tentato con la guerriglia cestistica di Molinari, che è un giocatore importantissimo, e oggi sembra un po' più volitivo Di Viccaro rispetto alle altre partite. Nel frattempo coach Lulli chiedeva l'antisportivo per questo fallo di Spinzeri su Milani, di Spinzeri che è subentrato a Ronconi. Ed ha commesso il suo primo fallo, che ha mandato in lunetta Milani 2 su 2. Napoli ha già doppiato Battipaglia sul 12 a 6. Battipaglia che adesso prova ad andare avanti con Murolo, il blocco di Spinzeri. Murolo non sa a chi darlo questo pallone, si gioca ancora per linee esterne con gamba rota, è costretto a prendersi un tiro senza ritmo, lo mette però. Per il momento Battipaglia è solo gamba rota, perché degli 8 punti dei salernitani ne sono arrivati 6 dal numero 5 in casacca blu scuro. Dincic, l'uscita di Viccaro, riceve, non prova il tiro, allora si va ancora per linee esterne con Milani, la palla gira molto velocemente, bene, Malagoli prova a, non so fare cosa, buttare, gettare un pallone verso il ferro, il pallone balla sul cerchio ma non entra, allora Battipaglia può tentare questa nuova sortita con gamba rota in angolo, sotto per Di Spinzeri contro Di Viccaro, arriva la palla quasi recuperata da Napoli. Lulli chiama fuori Malagoli per mettere Malfatti, va a riposare anche Guarino che non è al meglio, ed entra Erkma. Murolo, il palleggio, poi va da gamba rota, prova a prendere la linea di fondo, si ferma, il ribaltamento per Di Spinzeri non è valido. Non è valido il canestro perché sono scaduti i 24, ma non si è sentita la sirena. Ecco spiegato la mancata concessione di questo canestro. Il tiro è arrivato allo scadere. Napoli può tornare avanti con Milani in palleggio. Erkma a ricevere questo pallone. Il blocco di Malfatti per Di Viccaro, ma si gioca dall'altro lato con Dincic, vuole l'uno contro uno contro Locci. Dincic si fa spazio, va poi a beccarsi una mezza stoppata, diciamo così, e arriva di nuovo la persa di Napoli con Murolo dall'altra parte contro Erkma. Martino fuori, l'uno contro uno con Malfatti, alza la parabola, stavolta sbaglia ancora, rimbalzo di Dincic. Se Napoli, diciamo, non segna, Battipaglia proprio il canestro non lo vede ormai da un po'. Milani in palleggio, vuole andare in uno contro uno, gioca a due con Dincic, appoggia al vetro, anzi non riesce ad appoggiare perché va a prendersi il fallo di gamba rota del primo personale. Manderà in lunetta Nemanja Dincic per due liberi, mentre coach Serrelli chiama fuori Murolo. Un po' di riposo per Andreino. Dentro il numero 10 Marco Melillo. E questi sono i 7 di Battipaglia, perché dalla panchina in sostanza entrano Melillo e Di Spinzeri e poco altro. Dincic il primo libero, lo mette. Quattro punti per Nemanja. Ultimo minuto del primo quarto, con Napoli a più 6 sul 14 a 8. Melillo gira intorno ad Erkma, poi da Di Spinzeri a gamba rota, prova a prendersi il blocco di Di Spinzeri, è costretto ad andare ancora fuori da Locci, a giocare poi con Di Spinzeri contro Dincic. Un tiro molto forzato, prende addirittura la cornice esterna del canestro. Napoli può correre ancora con Erkma, vorrebbe palla Malfatti, invece preferisce andare fuori da Milani a giocare col blocco alto di Dincic. Milani vuole andare fuori da Di Viccaro, prende il tiro da 3. E questo è il mestiere del tiratore di Di Viccaro. Napoli può spendere qualche falletto per evitare a Battipaglia di andare a provare il tiro. Questo chiede Lulli. Facciamo un fallo, ne abbiamo solo uno.
dall'altra parte Gambarota prova ad andare sotto, Dincic lo tiene, arriva anche la recuperata di Napoli con Di Vicaro che prova la preghiera dell'ultimo secondo, non c'è stato neanche bisogno di fare fallo. Stefano, 17 Napoli, 8 Battipaglia, i falli sono 5-1. Sì, diciamo che è bastato pochissimo proprio a Napoli per andare via, è bastata giusto una piccola acceleratina e già c'è un divario notevole. Per il momento Lulli ha fatto un paio di cambi senza attingere troppo dalla panchina, Di Vicaro più centrato sicuramente, Dincic difficile da tenere per i loro lunghi, insomma una partita che sembra gestibile abbastanza tranquillamente. È un peccato che effettivamente Napoli abbia ritrovato questa concomitanza un po' sciagurata con la partita del Napoli di Champions, che sicuramente ha tolto moltissimi spettatori, c'è poca gente come era del resto facilmente pronosticabile. Sicuramente non è colpa della società, che so che ha tentato di tutto per anticiparla, per provare a fare qualcosa. Posticiparla non si poteva perché andava troppo vicino al derby di sabato con Pozzuoli. Purtroppo è stata una serie di concomitanze sfortunate che hanno portato a questa decisione, che sicuramente priva la squadra del necessario calore del pubblico. Detto questo, il divario tecnico si è visto, anche se solo in 10 minuti, con coach Serrelli che ha davvero poco da spremere in panchina, una volta che devono andarsi a sedere i 5 titolari, già detto, di Melillo e di Spinzeri. Hanno qualche minuto anche Federico Visconti e Vietri, ma per loro ovviamente si tratta soprattutto di fare esperienza in un campionato come la Serie B, dove ci sono diverse squadre con molti giocatori esperti. Per esempio anche Napoli ha vinto a Roma contro una squadra che ha un quintetto assolutamente fenomenale a livello di esperienza, anche se poi sabato mancavano Scuderi e Ricciardi. Però è un campionato, la Serie B, che sembra essere spezzato un po' a metà, dove ci sono delle squadre che possono fin d'ora puntare agli 8 posti che daranno la possibilità di disputare i playoff, e poi altre che si dovranno un po' guardare indietro, anche se poi guardarsi indietro da quota 0 punti diventa complicato, laddove con Battipaglia ci sono, se non sbaglio, Pozzuoli e Catania. Adesso invece il secondo quarto, con Napoli che è in campo praticamente gli stessi 5 che hanno chiuso la prima frazione, vale a dire Ekma, Di Vicaro, Milani, Malfatti e Dincic, mentre invece per Battipaglia ci sono in campo, c'è in campo anche Santoro. Il primo pallone per Napoli con Milani in palleggio, prova a sfidare proprio Santoro, poi si va a prendere un tiro da 3 punti dall'angolo contro Locci, che un po' alza il braccio, un po' no, e Milani gli stampa in faccia la tripla del più 11, 19-8. Di Spinzeri, il blocco alto di Locci, poi si allontana, Di Spinzeri finta il tiro, va ad andare ancora da Santoro. La difesa di Napoli non lascia molto spazio, Martino è costretto a prendersi una tripla da 7 metri abbondanti. Diego Martino mette un 3 punti che è un ossigeno puro per la sua squadra, mentre Dincic va a sbagliare l'appoggio al vetro, recupera però il pallone, e allora Napoli ha questo extra possesso col pallone nelle mani di Di Vicaro, prende lui la tripla, piedi per terra, Di Vicaro. L'abbiamo detto, Di Vicaro, se entra in fiducia, diventò virale sul web una sua performance di un 7 su 7 da 3, con almeno 3 di quelle triple praticamente con le mani in bocca dell'avversario, lui che praticamente le segnava da tutte le parti. Adesso c'è un altro recupero, l'alto basso con Dincic che riceve da Malfatti, però un po' lungo forse il pallone. Arriva la persa di Napoli, Serrelli chiama fuori Locci per rimettere dentro Ronconi, e vediamo se Ronconi tornerà un po' quello che
vedemmo a Napoli nell'anno della promozione, quando all'inizio doveva giocare da, diciamo così, da guardia pivot, era il nostro Jolly utilizzabile anche sotto canestro. Nel frattempo per Napoli è entrato anche Molinari al posto di Milani. Di Spinzeri proprio contro Molinari, vuole la liga di fondo, non gliela lascia Molinari, arriva poi il tocco con un piede di Malfatti e 7 secondi per chiudere l'azione d'attacco di Battipaglia, con Santoro che ve l'ha rimessa. Palla fuori verso Melillo, vuole andare dentro, Melillo alza la parabola contro Molinari, sbaglia, rimbalzo di Dincic, non c'è un tiro facile per Battipaglia, normale che poi i punti arrivino col contagocce. Adesso c'è la ricezione profonda di Malfatti contro Ronconi, che non è un cliente facile, se ne accorge Malfatti, che poi va a tirare una randellata verso il vetro. La palla che torna nelle mani di Battipaglia, da Ronconi a Martino, sempre per linee esterne, Melillo fuori per dispinzere, finta da tre, si va da Ronconi, Ronconi prova a mettere palla a terra ma gliela sporca Dincic, può arrivare un mezzo contropiede di Napoli, Di Vicaro si ferma, poi ancora Erkma, Di Vicaro dall'angolo, stavolta sbaglia, rimbalzo in attacco di Malfatti, il fallo di Santoro che cercava la rubata da dietro, e c'è il primo fallo personale per il capitano di Battipaglia, Francesco Santoro. Rimessa di Erkma, si fa vedere Di Vicaro, riceve, potrebbe andare verso il vetro, arriva invece il suo ultimo tocco, chiedeva un po' una trattenuta ma l'arbitro gli ha fatto chiaramente gesto che insomma era un po' troppo fischiare un fallo per un intervento veniale, e allora Battipaglia può tornare in attacco con Ronconi, poi Santoro prova la penetrazione, si ferma, si va a dispinzere per il tiro 2, sbaglia, arriva il rimbalzo d'attacco fortunoso, ma era buona la posizione di Melillo che prende il rimbalzo d'attacco e va a convertire in due punti, 22 Napoli, 13 Battipaglia, 6:35 da giocare nel secondo quarto. Erkma fa tutto da solo, alza la parabola, peccato perché la palla va sul secondo ferro, poi arriva il fallo di Napoli, dovrebbe essere di Vicaro, il fallo sanzionato a Di Vicaro. Di Vicaro va a riposare, si prende il 5 della panchina perché stasera è stato convincente finora, e rientra Guarino. Per Di Vicaro il primo fallo ed è credo appena il secondo di squadra di Napoli in 14 minuti. Battipaglia in avanti con Martino, si va da Melillo, vorrebbe sotto Ronconi, non ce l'ha, allora si va fuori da Martino che finta il tiro da tre, sfida Malfatti che va a commettere fallo. Primo fallo anche per Malfatti. Arrivano i liberi per Martino. Lulli dà un po' di riposo anche a Dincic, autore di 4 punti ma di una gara sotto il profilo della sostanza finora, Stefano, direi abbastanza convincente. Sì, ma abbastanza convincente, insomma un giocatore, dicevamo, molto importante per questa squadra perché è quello che ha più presenza vicino canestro, quindi chiaramente quasi imprescindibile per Lulli. Sappiamo quanto ha pagato caro questa sua assenza in quella famosa espulsione contro Salerno. Oggi la partita sembra abbastanza, diciamo, tranquilla, nel senso che probabilmente Lulli potrà fare anche qualche piccolo esperimento, provare vari quintetti, è quello che sta incominciando a fare, e credo che la presenza, buona palla sotto di Guarino per Malagoli, la riscossa di Di Vicaro che veniva da partite negative è un segnale molto importante perché naturalmente è uno dei terminali offensivi, dicevamo, e c'è bisogno assolutamente di lui. Adesso Santoro
va a prendersi una stoppata di Erkma e Serrelli rimette dentro Locci per Di Spinzeri. Ci sarà rimessa in attacco per Battipaglia. Ronconi le mani di proprio di Spinzeri, anzi di Martino, con Ronconi che prova a trovare Locci, trova invece le mani di Molinari che però si trascina poi il pallone oltre la linea laterale cadendo, e allora ci sarà rimessa per Battipaglia. Prima si dovrà asciugare il parquet. Da Santoro a Martino, alza la parabola, sbaglia il tiro, il rimbalzo è toccato solo da Erkma. Il possesso resta in attacco a Battipaglia e Serrelli decide di rimettere dentro Gambarota, fuori Santoro. E la rimessa ci va proprio Gambarota. Con la ricezione di Locci e poi arriva il fallo di Guarino che è stato forse un po' troppo veemente nel tentativo di sottrarre il pallone dalle mani di Melillo. Per Guarino è il secondo fallo e allora fuori per Battipaglia Melillo, rientra Murolo. E Napoli che aveva commesso un fallo in 10 minuti adesso ne ha commessi 3 in meno di 5 nel secondo quarto. Ronconi alla rimessa, Murolo si fa vedere contro Guarino, da Martino finta e tiro da tre, vuole andare da Gambarota contro Molinari, ci mette il fisico, poi fuori ancora per Martino, prova ad andare a appoggiare direttamente al ferro, sbaglia, allora Erkma, mamma mia come corre Erkma, un missile Ugo Erkma, velocissimo. Azione che ci ha ricordato un po' quella nel finale della partita con Salerno, anche un filino più difficile perché lì la difesa stava rientrando, adesso è andato praticamente da solo, mentre Murolo sbaglia da tre, rimbalzo di Malagoli. E allora ancora Erkma va da Guarino, prende lui la penetrazione, però stavolta la palla esce fuori, c'è il tocco della difesa, ci sarà rimessa per Napoli, però Guarino aveva qualcosa da dire all'arbitro, forse lo stesso che prima gli ha fischiato il fallo, adesso lo voleva lui il fallo, e allora c'è stato un chiarimento, c'è stato si discuteva proprio del fallo fischiato prima e non ora. Nel frattempo è cambiata anche la decisione sulla rimessa, sarà ovviamente non per Napoli ma per Battipaglia, visto che non c'era stato nessun tocco, quindi o era fallo o era rimessa per Battipaglia. Ma prima di tutto c'è un time out, dunque a cronometro fermo, 4:50 da giocare nel secondo quarto. Napoli più 11, 26 Gevi, 15 Treofan Battipaglia, che ha trovato qualcosa da Martino, da Melillo e da Gambarota in questo quarto, mentre Napoli dopo le triple di Viccaro si è fermato un po' fino al canestro molto bello di Erkma. Diciamo che Lulli avrà la possibilità di far ruotare un po' tutti, forse oggi, magari dopo aver preso un vantaggio consistente, adesso è più 11.
un Battipaglia che ha alternato un po' le prestazioni finora per quanto riguarda i primi quarti. Maluccio a Palestrina e contro Reggio Calabria, bene invece con Palermo dove ha perso in casa sì, ma di strettissima misura. Ronconi alla rimessa, Napoli allunga la difesa ben oltre la metà campo, poi Muro lo riesce però a trovare Locci contro Malagoli, Locci gira sul perno, poi appoggia al vetro, mette due punti. Andrea Locci sono i primi due della sua gara, riportano Battipaglia sotto la doppia cifra di svantaggio. Molinari ferma il palleggio, vuole andare adesso da Guarino, c'è Malagoli libero, Guarino invece non trova malfatti, va da Molinari, il ribaltamento per Erkma, tiro da due punti, lo sbaglia, rimbalzo dello stesso Erkma che poi cerca un reverse difficilissimo da sotto nel traffico, era difficile anche lo scarico per un compagno a dire il vero. Adesso arriva Ronconi, l'assist volante per Locci, un po' troppo veloce, arriva la persa di Battipaglia con Guarino. Napoli che prova a giocare con i due lunghi, Malagoli e Malfatti. Erkma prende il blocco di Malagoli, va poi da Malfatti, al tempo per mirare da tre, ma non prende neanche il ferro Malfatti. Gambarota, poi Murolo. Pallone gira per linee esterne con Ronconi, il tiro da tre punti di Martino, sbaglia anche lui. Poi Guarino potrebbe correre, preferisce prendere un jump shot da due, adesso c'è il fallo di Ronconi. Per Alessio Ronconi è il secondo fallo, anzi il terzo fallo personale per Ronconi. Ecco perché il misto tra la rabbia e la delusione su questo fischio di Ronconi. Guarino mette il primo libero. Fa 2 su 2 il capitano di Napoli. Gevi che torna più 11 a 3:20 dal termine del secondo quarto. Da Murolo a Gambarota. Poi Locci non ha il passaggio di ritorno, allora deve andare da numero 23 Martino. Poi ancora Locci, Murolo prende la tripla centrale, la sbaglia, non prende neanche il ferro stavolta Guarino. Può andare da Molinari che corre, non per andare a appoggiare al vetro, riesce a servire Malagoli che prende il tirino laterale, neanche lui prende il ferro. Diciamo che adesso le mani sono un po' freddine da entrambe le parti e arriva il fallo di Molinari quasi a mettere un freno ad una serie di azioni un po' sciagurate da una parte all'altra, tanto che Gianluca Lulli si arrabbia un po'. Partita bruttina, non possiamo dire sicuramente diversamente, alcuni tiri addirittura senza che non prendano il ferro sia di qua che di là. Napoli probabilmente ha capito che la partita scivola via, come dire, sui binari della tranquillità assoluta, si è un po' distratta, non sta giocando più con quella concentrazione necessaria a andare subito sopra come potrebbe andare, insomma, con tranquillità, e quindi sta tenendo lì, come dire, a bagnomaria un po' gli avversari, però insomma forse è il caso di accelerare perché obiettivamente Battipaglia insomma non sembra in grado di poter fare di più di questo. È arrivato nel frattempo il canestro di Gambarota, mentre Di Vicoro va da Molinari, prende la tripla Molinari, la sbaglia, il rimbalzone di Locci, poi Murolo che prova a spingere la transizione, va in angolo dal numero 12 Federico, poi la tripla di Murolo ed ecco che basta poco a rimettere in partita gli avversari. Con un minimo di fiducia arriva questo break di 5-0 Battipaglia. Firmato Gambarota Murolo. E quindi dal meno 11 Battipaglia si riporta al meno 6. 28 Gevi, 22 Treofan,
a 2 minuti dal termine. Ed era un po' naturale che coach Lulli volesse parlarci su, proprio quando abbiamo detto di intensità e concentrazione. È arrivato questo mini parziale subito da Napoli di 5 punti. E allora fuori Guarino rientra Milani, fuori Malfatti rientra anche Dincic. Adesso è Di Vicolo a portare palla oltre a metà campo, il doppio blocco alto, sfrutta quello di Dincic a sinistra. Poi va dal serbo Milani, prende una tripla centrale, la sbaglia, rimbalzo di Erkma per tornare fuori ancora da Milani, il blocco di Malagoli, c'è lo scivolamento di Locci che poi lascia sotto Malagoli che sbaglia, un canestro che sembrava quasi fatto. Allora Battipaglia può tornare in possesso e giocare per il minimo vantaggio con Gambarota che sfida Erkma, va fuori da Locci, ovviamente non ha il tiro da lì, preferisce andare da Federico, prende la penetrazione ma perde palla e poi anche il fallo di Gambarota per fermare il tentativo di contropiede. È il secondo fallo per Gambarota. Napoli chiedeva l'antisportivo ma neanche stavolta gli arbitri decidono di infierire. È il terzo fallo per Gambarota. Ecco, è arrivata una segnalazione sbagliata dal tavolo, anche noi avevamo solo 2 falli per Gambarota in effetti, e quindi sono 2 i falli di Gambarota che dunque resta in campo perché Serrelli si era già preoccupato ed aveva pronto un cambio. Erkma portare la palla oltre la metà campo a scambiare con Dincic, poi per Malagoli c'è Di Vicaro che prova a ricevere ma non riesce, allora Erkma, adesso Di Vicaro, fuori ancora per Malagoli. Milani, pallone che gira per linee esterne con Di Vicaro che dovrebbe tentare un tiro da 3, lo fa, mette piedi per terra Di Vicaro. Praticamente Di Vicaro tira solo da 3, ma come stasera sembra abbastanza in palla, credo abbia 4 su 5 dalla lunga distanza. Napoli che torna più 11 per questi ultimi 30 secondi del quarto, con Gambarota che prova la penetrazione, va, arriva invece la persa e poi c'è anche il fallo di Gambarota. Direi che forse il fallo qui è anche un po' un filino eccessivo, c'era già la persa. È arrivato invece il fallo di Gambarota, adesso sì che è il terzo personale. E allora fuori Gambarota, ma prima di giocare gli ultimi 28 secondi del quarto arriva il time out per provare giusto a disegnare un'azione d'attacco per Napoli che non avrebbe l'ultimo possesso visto che mancano 28 secondi, ma che può tranquillamente giocare con il cronometro, mentre il punteggio sul tabellone dice Gevi 31, Treofan Battipaglia 22. Rientrano in campo le squadre per gli ultimi 28 secondi di questa frazione. Con Napoli che ha ancora in campo Erkma al posto di Guarino. E con Battipaglia che prova ad allungare un po' la difesa quest'ultima azione. Vedremo se a ricevere sarà Milani o Di Vicaro. È Milani
a portare palla oltre la metà campo, a scambiare con Malagoli che poi vuole sotto Erkma, l'ottimo. Ho visto un gesto di esultanza da parte di Lulli, significa che l'aveva preparata proprio così forse? Sì, sì, penso di sì, c'era questo blocco per Erkma, taglio veloce, e Malagoli dall'alto gli ha dato una palla al momento giusto, precisa, e lui ha appoggiato con tranquillità, un canestro quindi costruito bene, naturalmente la soddisfazione di Lulli ci sta. È una partita che è un po', diciamo, a fasi alterne, insomma, momenti veramente bruttini, con piccoli sprazzi di pallacanestro, sicuramente Di Vicaro il giocatore più in palla questa sera, con quattro triple, è quello che sta un po' tenendo bene in rotta Napoli in questa partita. Naturalmente Battifaglia fa quel che può, lotta su ogni pallone, prova azioni arrembanti, si inventa canestri per tentare di stare vicina, ma insomma il gap tecnico è molto molto grosso. E adesso ci sono anche poi Gambarota e Ronconi con tre falli, e quindi coach Serrelli deve anche un po' centellinarne l'uso per evitare che poi finiscano la gara anzitempo per raggiunto limite di falli. Ultimi 19 secondi di questo quarto. Mentre si parla ancora tra la panchina di Battipaglia, gli arbitri e il tavolo, si discute credo sui secondi rimanenti, che sono 19. Murolo in palleggio sulla difesa di Erkma, lo scambio con il giovane Federico, ancora per Gambarota, vada a dispinzere sotto per Locci, arriva la persa perché il passaggio di Dispinzeri è un po' così, Locci ci mette del suo e arriva la persa di Battipaglia, con Napoli che avrà 3 secondi per cercare di creare un tiro. La palla è per Erkma, non arriva invece all'Estone, arriva a Murolo che getta in aria una preghiera che non va, e dunque si chiude il primo tempo sul punteggio Generazione Vincente Napoli Basket 33, Treofan Battipaglia 22. Vi do giusto i marcatori per Battipaglia: ci sono 8 punti di Gambarota, 7 di Martino, 3 di Murolo, 2 di Locci e 2 di Melillo. Per Napoli ci sono invece 12 di Di Vicaro, 5 di Guarino, 5 di Milani, 4 di Malagoli, 4 di Erkma e 4 di Dincic. Ci risentiamo tra qualche minuto. Squadra in campo per il terzo quarto. Gevi Napoli, Treofan Battipaglia. Si riparte dal 33 a 22, vantaggio interno. Squadra in campo con Battipaglia, per Battipaglia Santoro, Murolo, Martino, Dispinzeri e Locci. Per Napoli ci sono invece Guarino, Di Vicaro, Milani, Dincic e Malagoli, vale a dire il quintetto iniziale. Il primo pallone è governato da Andrea Murolo, per Martino vuole andare spalle a canestro, arriva il passaggio sotto per Locci che appoggia al vetro, primo canestro del secondo tempo di Andrea Locci, che riporta Battipaglia sotto la doppia cifra di svantaggio. E Napoli adesso in attacco con Milani contro Santoro. Milani prende un tiro cadendo all'indietro, lo sbaglia, allora Murolo può correre velocissimo se vede proprio Santoro, poi si va ancora da Murolo, avrebbe lo spazio per il tiro da 3, non lo prende, vorrebbe giocare a 2 con Locci, va a prendersi invece il fallo di Milani. Per Milani è il primo fallo, ci saranno 2 liberi per Murolo. Milani contestava all'arbitro il fatto che il
giocatore di Battipaglia non fosse in azione di tiro. Tant'è, arriva il primo libero realizzato da Muro, lo fa 2 su 2. C'è subito un parziale di 4-0 Battipaglia in avvio di terza frazione, con Guarino che finta il tiro da 3, va poi sotto da Dincic, non ha lo spazio per appoggiare al vetro. Allora arriva la rubata di Santoro, poi Locci che va ancora da Muro, l'appoggia al vetro, mette altri due punti. Minuto di sospensione immediato chiesto da Gianluca Lulli. Dicevamo, questa partita la può in sostanza riaprire solo Napoli, e diciamo che si sta mettendo d'impegno in questo inizio di terzo quarto. Sì, è una di quelle partite che magari sei sicuro di aver già vinto, comunque pensi di poterla gestire in supplessa assoluta. Naturalmente questo nella pallacanestro sappiamo che non si può fare, perché anche squadre abbastanza nettamente inferiori come Battipaglia, se giocano con questo tipo di intensità, naturalmente si possono mettere in difficoltà. E Napoli si è sicuramente molto fermata mentalmente e ora sta pagando molto caro questo stop. Parziale di 6-0 per Battipaglia in questo inizio. Lulli presumo non sia tanto contento, il time out era obbligatorio, e vediamo come esce la squadra di Napoli con Guarino in palleggio contro Murolo. Va dalla parte di Viccaro, che poi si allontana a ricevere, prova il tiro da 3 punti di Viccaro. Stasera di Viccaro mi sembra abbastanza in palla, per lui 5 su 7 da 3 punti e 15 per il giocatore in casacca bianca-azzurra numero 10. Fallo alla difesa di Napoli adesso. Fallo a Malagoli. Per Malagoli il primo fallo. Ci sarà rimessa in attacco Battipaglia. Con Murolo in palleggio contro Milani, l'uscita di Santoro, non tira Santoro, preferisce andare ancora fuori da Di Spinzeri, poi sotto non c'è la ricezione di Locci, arriva la persa di Battipaglia. Ecco Napoli che può tornare in possesso sul più 8, 36-28, Milani in palleggio, non c'è spazio per servire sotto, allora preferisce andare per linee esterne da Di Viccaro, poi Dincic, il consegnato per Milani che ha spazio, Milani si prende, no, finta, gioca a due con Dincic, poi ancora fuori per Malagoli, mancano 2 secondi, bisogna tirare, lo fa in maniera forzata Guarino, poi l'ultimo tocco, dice l'arbitro, è di Malagoli, e allora c'è rimessa per Battipaglia. Murolo con Santorio, poi sotto si va da Locci contro Malagoli, prova a metterci il corpo, Locci ci ripensa, va fuori da Murolo, prende la tripla e Murolo arriva a quota 10. Lui che a Napoli aveva sostanzialmente un ruolo non solo di backup di Maggio, ma più che altro di giocatore che spezza il ritmo delle squadre avversarie e mette molta pressione sui difensori. Qui invece un bel canestro di Milani. Dicevo, Murolo invece a Battipaglia fa il play titolare e quindi praticamente gestisce anche i ritmi in maniera diversa, ha anche più possibilità di andare al tiro e ne ha già scritti 10 stasera. Nel frattempo Martino vuole andare spalla a canestro, poi si ritrova davanti Dincic, allora si va ancora da Murolo, stavolta la tripla è un po' fuori dal suo range di tiro, arriva il rimbalzo d'attacco per Battipaglia con Santoro che va fuori da Martino, arriva la stoppata e dunque palla che torna nelle mani di Napoli ancora con Milani. Il fallo. Fallo sanzionato alla difesa e credo proprio a Murolo.
per Murolo è il secondo fallo. Rimessa in attacco Napoli da Di Vicaro. Si fa vedere Guarino, riceve da tre punti Ciccio Guarino, mette la tripla. Difesa un po' morbida stavolta di Battipaglia, che ha avuto quella fiammata, poi si è un attimo rispenta. Sono arrivate due triple, adesso però arriva anche il fallo. Il fallo è di Malagoli, è il secondo fallo per Malagoli. Rimessa in attacco Battipaglia. Con Martino che non riceve però il passaggio da Dispinzeri, allora si deve ricominciare da Murolo. Locci fuori, ancora Martino, prende la riga di fondo, arriva anche il raddoppio. Palla fuori per Murolo che alza la parabola, sbaglia, rimbalzo conquistato da Locci, arriva fallo e canestro. Strappato praticamente rimbalzo dalle mani del centro di Napoli. Per il fallo viene sanzionato Dincic ed è solo il primo, mentre Locci avrà l'opportunità di chiudere un gioco da tre. Per riportare i suoi di nuovo a meno 7, invece sbaglia il tiro libero, c'è anche l'invasione. Possesso che torna a Napoli con Di Vicaro alla rimessa. Ricezione di Milani e lui a portare palla oltre la metà campo contro Santoro, il blocco alto di Dincic. Milani va proprio dal serbo, va a ribaltamento per Di Vicaro, lascia l'avversario lì sul posto, poi sbaglia l'appoggio sul ferro, perde il suo rimbalzo. Allora dall'altra parte c'è il numero 23 Martino, va a mettere il suo nono punto. Attenzione, Battipaglia torna a meno 6, 41 a 35. Guarino ora per Milani, prende un tiro da due, lo sbaglia, palla che è recuperata però da Malagoli, si va fuori Di Vicaro, tiro da tre punti di Di Vicaro stasera, arma letale Di Vicaro, 18 punti, 6 su 8 da 3. E Napoli adesso sta trovando solo Di Vicaro però. Battipaglia prova con Santoro, giocare intorno al blocco di Locci, Santoro e poi non sa cosa fare, si incarta, va fuori da Murolo, un pallone infame Murolo, e però si inventa un passo e tiro sbagliato, arriva il rimbalzo di Locci, sbaglia anche Locci, rimbalzo recuperato da Dincic, dall'altra parte Guarino, va fuori da Dincic, prova a mettere palla a terra contro Dispinzeri, Dincic, arriva poi il raddoppio di Locci, Malagoli si prende il tirino dalla media, lo sbaglia, rimbalzo toccato da Murolo e pallone poi addomesticato da Martino prima di essere riconcesso a Murolo per andare oltre la metà campo da Santoro. Dispinzeri, Locci per Martino, va a prendersi questo pallone, vuole andare fino in fondo Martino, lo fa ma sbaglia stavolta un po' ingenuamente perché aveva la strada libera. Arriva il rimbalzo conquistato da Dincic, poi gioca a due con Guarino, non c'è però il passaggio per la ricezione, allora da Milani si va a Malagoli nell'angolo, è lui che sbaglia, rimbalzo in attacco di Dincic, forse fallo, gli arbitri non fischiano, Dincic però combatte e porta a casa almeno una rimessa. Con Battipaglia che rimette dentro Ronconi, scongelato dopo tanto riposo, fuori Martino, positivo Martino, la rimessa da Guarino a Di Vicaro,
Di Vicaro lascia di spinzere sul posto, poi alza la parabola, sbaglia l'appoggio al vetro, arriva in rimbalzo di Locci. Battipaglia che può provare a correre dall'altra parte con Murolo, che però si ferma contro di sé. Di Vicaro si gira per linee esterne con Santoro, c'è spazio per la ricezione del numero 8 di Spinzeri, che sbaglia però. Napoli ancora un recupero, non una fase di basket esaltante. Milani finta il tiro, poi fuori da Dincic, ancora Milani, potrebbe sfidare Locci, lo fa, alza la parabola e va a mettere il suo nono punto, iniziativa personale di Tommaso Milani, che si è protetto con il braccio destro dall'eventuale intervento di Locci. È andato a mettere il più 11 Gevi, mentre dall'altra parte Ronconi va fuori da Dispinzeri, prova il tiro da tre punti, mette la tripla Luigi Dispinzeri. Battipaglia è sempre lì che galleggia tra gli 11 e i 7 punti di svantaggio, adesso sono 8, con Milani che vuole andare sotto, c'è il fallo di Dispinzeri, fischio che arriva con un attimo di ritardo, per cui legittima la protesta della panchina, ma c'è il fallo di Dispinzeri. Nel frattempo rientra riesce Santoro e rientra gamba rota per Battipaglia. Napoli fuori Malagoli e dentro Molinari per giocare probabilmente un 4-1 con Dincic, unico mezzolungo, diciamo così, a portare adesso il blocco per favorire Milani. Si ferma, c'è ricezione profonda di Dincic, fallo e non canestro. Fallo sanzionato alla difesa, fallo sanzionato a Dispinzeri. È il terzo fallo che manda Leonetta Dincic. Cronometro fermo, 2:27 da giocare nel terzo quarto. Nemanja sbaglia però il primo, ed è una notizia perché Dincic tira più o meno col 90%. E invece adesso fa 0 su 2, peggiorando un po' le sue medie stagionali, che finora erano di credo 12 su 13. Il fallo sanzionato a Milani, a Molinari. Fallo sanzionato a Molinari. È il secondo fallo. Saranno due tiri liberi per Locci perché Napoli è in bonus. Molinari sosteneva di essere stato spinto. Locci mette il primo libero. Fa 2 su 2 Locci. Arriva a quota 8 e Battipaglia torna a meno 6, svantaggio minimo da quando è iniziato il terzo quarto. Vediamo come risponderà Napoli adesso, se con Di Vicaro o si preferirà andare sotto da Dincic contro Locci. Dincic mette palla a terra, non c'è nessuno che ribaltare, si va da Milani, prende un tiro da 3 punti. Milani creando quel minimo di spazio che gli ha consentito un jump shot in relativa tranquillità. Più 9 Napoli, 1:40 da giocare. Ronconi, il palleggio, prova ad andare fuori da Locci, sotto per Dispinzeri, però poi Ronconi tagliava, Dispinzeri gli ridava palla nella posizione di partenza ed ecco che arriva la persa di Battipaglia. La rimessa Napoli, Guarino. Si va da Molinari, consegnato per Di Vicaro. Su lui monta la guardia Ronconi. Allora si preferisce andare da Guarino contro Locci. C'è ribaltimento per Milani. Adesso il mismatch perché su Dincic era andato Murolo. Guarino da 3 punti sulla sirena. È arrivato il mini break di Napoli.
E allora coach Serrelli chiama time out su Napoli, che ha rimesso tra sé e Battipaglia di nuovo 12 punti. C'era stata questa fiammata di Battipaglia dovuta forse a un attimo di scarsa concentrazione di Napoli, meno 6, poi due triple, boom, di nuovo più 12. Sì, è riuscita, diciamo, a riallungare adesso bene con queste due triple consecutive. Sicuramente Battipaglia ha trovato, per esempio, in alcuni giocatori che avevano partiti malissimo, tipo Locci, che invece ha trovato un buon ritmo in attacco. È una squadra che comunque non devi mai sottovalutare, cioè nel senso che è una squadra che comunque va rispettata, perché comunque gioca una pallacanestro di grande aggressività e non ti puoi permettere di frenare così come ha fatto Napoli all'inizio di questa ripresa. Sicuramente Napoli paga molto la giornata veramente negativa dei lunghi, da Malfatti, che ha giocato pochi minuti, però diciamo Maluccio ha un malagol in giornata veramente difficile al tiro, ha fatto 4-5 tiri da solo, praticamente da due quelli che normalmente lui segna con buona continuità, l'ha sbagliati tutti. Naturalmente adesso Lulli ha provato questa nuova formula, quella che poi aveva già utilizzato in queste prime giornate, cioè la squadra proprio piccolissima con Dincic e quattro piccoli. Murolo, c'è ricezione per Gambarota, va fuori da numero 8 di Spinzer, arriva il fallo ed è valido anche il canestro. Canestro, c'è fallo e credo allora c'è fallo, doppio fallo a Milani, perché ha avuto praticamente prima ha chiamato il fallo, poi ha protestato e si è beccato il tecnico. Quindi per Milani ci sono due falli, mentre Di Spinzeri sbaglia il tiro libero, mentre aveva realizzato aveva realizzato il tiro libero aggiuntivo. Praticamente viene assegnato il pallone al Napoli perché per la regola del possesso alternato. Vediamo di ricostruire un po'. C'era stato l'aggiuntivo di Spinzeri e poi c'era il tecnico sanzionato. E pare però l'abbia tirato lo stesso di Spinzeri e lo ha sbagliato. E allora ecco che il possesso poi viene assegnato a Napoli dopo un consulto tra gli arbitri che hanno preferito andare a vedere la freccetta. Dincic nel frattempo sotto, non trova spazio Dincic, quasi passi, anzi senza quasi, c'è infrazione di passi. Il possesso che torna di nuovo a Battipaglia, ultimi 26 secondi del terzo quarto con Murolo in palleggio. Il cambio di marcatura su di lui, adesso c'è Di Viccaro, poi Gambarota, ancora Murolo sotto per Locci, attenzione, Dincic gli sporca il palleggio, poi Locci vuole fare tutto da solo, lo sbaglia, il rimbalzo conquistato da Molinari per Di Viccaro, mancano 3 secondi, Dincic mette palla a terra, non c'è canestro, cosa c'è? C'è fallo tecnico sanzionato a Molinari, credo.
fallo tecnico a Molinari ed è il terzo fallo. Diciamo che gli arbitri stanno facendo, sono un po' loro a movimentare la partita in questo momento. Sì, c'è stato un litigio Molinari-Murolo lì sulla ripartenza di Battipaglia. Molinari aveva messo il blocco, Murolo era andato a terra, si sono un attimo diciamo presi e evidentemente Molinari ha detto qualche parola di troppo a Murolo, visto che parlava qualcosa avrà detto, evidentemente gli arbitri hanno sentito e quindi gli hanno chiamato il tecnico. E c'è un secondo dopo il tiro libero realizzato da Murolo, c'è un secondo per Napoli perché praticamente il fischio dell'arbitro è arrivato sull'appoggio al vetro di Dincic che chiedeva fallo. Gli arbitri concedono praticamente un secondo, quindi ci sarà praticamente la rimessa e poi praticamente un tiro a volo che non arriva perché finisce il terzo quarto con il tiro libero di Murolo realizzato. L'undicesimo punto di Murolo porta al 52 Napoli 44 Battipaglia, per una partita che non sta regalando grandi spunti tecnici, ma almeno dal punto di vista emotivo ci tiene attaccati. Grazie alla voglia di Battipaglia di non mollare, la voglia è poco più. Napoli invece ci mette del suo perché ha delle fiammate di Viccaro e Milani, poi fa seguire delle ingenuità perché poi tali si rivelano essere i battibecchi tra i giocatori in una partita dove non hai nessun interesse ad alzare il livello agonistico, diciamo. No. Questo magari è un piccolo difetto che Napoli dovrà mettere a posto, perché se andiamo a vedere un po' le statistiche sono tantissimi gli antisportivi, tecnici, le espulsioni, un po' troppe probabilmente, quindi questo deve essere valutato, immagino, così a mente fredda per cercare di trovare una quadratura un po' diversa sotto questo aspetto che sicuramente penalizza. Gli arbitri ci hanno messo del loro perché obiettivamente non si è capito, secondo me anche loro non sapevano cosa decidere in certe circostanze. Li ho visti parecchio incerti sinceramente questi due giovani arbitri e sicuramente Napoli si sta trascinando dietro Battipaglia un po' colpevolmente, perché è una partita che sicuramente andava diciamo gestita diversamente e chiusa un po' prima. E nel frattempo Battipaglia ha vinto il terzo parziale perché 22-21 il punteggio del terzo quarto consente alla squadra di coach Serrelli di cominciare l'ultima frazione a meno 8. In campo per Battipaglia ci sono Murolo, Ronconi, Locci, Gambarota e Di Sfinzeri. Per Napoli invece ci sono Guarino, Erkma, Molinari, Milani e Dincic. Dunque Lulli rinuncia ancora a lungo. E il possesso è per gli ospiti, con Ronconi che scambia con Murolo, vuole andare sotto da Locci, poi Gambarota finta da tre, prova ad andare fino in fondo alzando la parabola, sbaglia, il rimbalzone conquistato da Dincic sulla pressione di Locci. Dall'altra parte c'è Erkma, Molinari voleva palla, invece Erkma va alla persa, oh mamma mia, Locci praticamente da solo. E poi anche lui si nasconde il viso nella canotta, si scusa con i compagni perché ha fatto una cosa molto bella, ha fatto una rubata che per i centri di solito non è cosa usuale, però poi vai da solo a fare un terzo tempo e lo metti sul ferro. Napoli non paga dazio in questa occasione, Dincic prova a sfidare proprio Locci, cerca lo spazio, non lo trova, Locci si rifà con gli interessi in questa occasione e Battipaglia può tornare in attacco con Molinari che però anticipa il passaggio di Gambarota verso Di Spinzeri
E allora Guarino dall'altra parte, ancora Dincic, mette palla a terra, fuori per Guarino. Il blocco di Dincic, Guarino vuole andare fino in fondo, c'è la rimessa, Napoli. Momenti di basket non indimenticabile. E allora Serrelli chiama fuori Locci, che avrà pur bisogno di riposare prima o poi, e rimette dentro Diego Martino. Napoli rimessa per Erkma, da Dincic il consegnato per Guarino. C'è il blocco di Dincic, Guarino però non ha linea di passaggio, allora preferisce andare da Molinari. Fuori ancora per Dincic, un secondo Dincic, un tiro forzatissimo che non arriva neanche al ferro. I 24 secondi però erano scaduti. E allora Battipaglia che torna in possesso, nuovo cambio. Esce Murolo, rientra Melillo. È proprio il neo entrato che va a governare questo pallone oltre la metà campo. Cederlo poi a Ronconi e a riceverlo da Ronconi. Sotto c'è Di Spinzeri, Gambarota non ha spazio per il tiro da tre, allora va fuori da Martino. Sotto prova il passaggio per Di Spinzeri, arriva l'anticipo di Dincic, dall'altra parte Molinari che però si ferma prima di servire Erkma in angolo. E poi Guarino, si ricomincia da Tommaso Milani che vuole andare fino in fondo, c'è lo spazio, lo sbaglia, arriva per il rimbalzo di Dincic. Anche Milani ha sbagliato un canestro che sembrava abbastanza semplice, mentre arriva il quarto personale per Gambarota. E allora Serrelli lo richiama fuori, rimette dentro Santoro. Ci saranno i liberi per Nemanja Dincic, che nell'ultimo viaggio in lunetta ha fatto 0-2. Percentuali non altissime, non solo dal campo ma direi anche dalla lunetta adesso, perché Dincic va a fare 1-2, solo 5 punti per Dincic, però molta energia almeno al rimbalzo. Adesso Santoro vuole andare sotto da Di Spinzeri per Ronconi, che appoggia al vetro. Per Alessio sono i primi 2 punti. Battipaglia che torna a meno 7. 53 Napoli, 46 Treofan. La palla nelle mani di Dincic, poi consigliato per Guarino e lascia Milani. Sfrutta il blocco di Dincic per prendersi una tripla, la sbaglia, il rimbalzone di Erkma che quasi regalava palla al compagno Molinari, invece furbo Ronconi che fa sbattere il pallone sulle ginocchia di Molinari. E allora ci sarà rimessa per Battipaglia, cambio Napoli, deve andare a riposare Dincic, rientra Malagoli. Si accoppia difensivamente parlando a Di Spinzeri, mentre su Martino ci va Molinari. Martino più alto di qualche centimetro, ma Molinari con la garra poteva accorciare questo gap, invece va a cambiare sul blocco e Napoli si becca la tripla in faccia. Vale il meno 4 Battipaglia, attenzione a scherzare col fuoco. Guarino sbaglia il tiro da 3, rimbalzo di Ronconi, poi Melillo. Poi Di Spinzeri che va a commettere fallo in attacco abbastanza evidente. E Battipaglia... Di Spinzeri, quarto fallo per Di Spinzeri. Battipaglia perde l'occasione di tornare veramente a contatto, mentre per Napoli esce Milani e rientra Di Viccaro, che fino a qualche minuto fa era l'unico a metterla con una certa continuità. E allora Lulli decide di
ripresentarlo al cospetto di una Treofan Battipaglia che adesso è a meno 4 di Viccaro. Si va da Malagoli, il consegnato per Guarino, prova a sfruttare il blocco di Malagoli, fuori per Molinari, non c'è tiro, c'è ricezione profonda per Malagoli, fuori per Di Viccaro, prova la tripla, piedi per terra, Di Viccaro la sbaglia, rimbalzo per fortuna di Malagoli, Guarino finta da tre, vuole andare dentro, poi sotto ancora per Malagoli che appoggia il vetro e arrivano finalmente due punti di Malagoli, che ha sfruttato il fatto di essere parecchio più alto dei suoi avversari. Più 6 Napoli con Martino che gioca a due con Di Spinzeri, sfida Malagoli, Di Spinzeri, il gancione lo sbaglia, rimbalzo di Malagoli. E qui è la differenza, nel momento in cui Battipaglia poteva azzannare la gara, forse Serrelli avrebbe fatto meglio rimettere dentro Locci, e infatti sul cubo dei cambi Locci. Di Viccaro nel frattempo in palleggio, il blocco alto di Malagoli, Di Viccaro si ferma, va da Guarino, c'è ricezione nel pitturato per Malagoli, un gancetto che non prende neanche il ferro. E allora Santoro può andare oltre a metà campo sulla pressione di Erkma, poi Ronconi nelle mani di Melillo, poi per linee esterne ancora per Santoro, il blocco di Di Spinzeri, Santoro non si prende il tiro, preferisce andare da Ronconi, è lui che deve tirare un tiro molto forzato, lo sbaglia. E adesso un po' al piccolo trotto Guarino oltre la metà campo, mentre Serrelli sta per mettere dentro anche Murolo. Molinari, Di Viccaro, il blocco di Malagoli, Di Viccaro vuole il passaggio per Malagoli, c'è, gli ultimi 4 punti di Napoli sono firmati da Malagoli che sta capitalizzando il fatto di non avere contro Locci probabilmente, e Napoli è tornata subito a più 8. Adesso c'è il fallo, non è valido il canestro, fallo. Il fallo è sanzionato a Di Viccaro, è il secondo. Il fallo, anzi, è sanzionato a Molinari. Molinari, non Di Viccaro, il fallo era di Molinari, e quindi è il quarto fallo per Molinari. E Lulli rimette dentro Dincic, mentre Battipaglia ripresenta sia Murolo che Locci per questi ultimi 4 minuti e 8 secondi. Ronconi, il palleggio, prova a girare intorno a Dincic, poi va da Locci, fuori per Melillo, prova un tiro da 3 punti, Melillo lo mette, sembrava tirato un po' lì, invece una tripla che fa male perché riporta Battipaglia a meno 5, 3 e 48 da giocare. Dincic consegnato per Erkma, si ferma Ugo Erkma, poi prende il tiro da 2, lo sbaglia, rimbalzo di Melillo, occhio, questa è un'azione importante. Battipaglia va da Martino, prende la tripla, piedi per terra, la sbaglia, rimbalzo conquistato da Napoli con Erkma. Dincic era stato tagliato fuori ottimamente da Locci, per fortuna che è arrivato Erkma che non ha concesso un extra possesso a Battipaglia, mentre Guarino sbaglia il tiro da 2 con Erkma che va ancora a recuperare. Adesso è Ugo che ci sta mettendo molta energia in difesa ma anche in attacco, recuperando i palloni. Dincic contro Ronconi, Malagoli prende il tiro dalla media, lo sbaglia Ronconi, un palleggio oltre la metà campo, poi Murolo, ancora Ronconi, da Locci ancora a Murolo, prova a sfidare Erkma sulla riga di fondo, c'è il fallo di Erkma, dice l'arbitro. Per Erkma è il primo fallo, e con 2.48 da giocare Serrelli decide che è venuto il momento di giocarsi gamba rota con 4 falli, perché una sorta di ora o mai più, mentre Lulli rimette dentro Milani per Erkma. Murolo va proprio da Gambarota, il blocco altissimo di Locci, Gambarota vuole giocare a due con Locci, ce l'ha, c'è il fallo di Malagoli.
terzo per Malagoli. E due liberi per Locci. Cortissimo il tiro di Locci, che finora dalla lunetta è andato così così, 2 su 3. Ne ha un altro Locci, questo lo mette. Battipaglia meno 4, 57 a 53, ultimi 2 minuti e 30 da giocare della partita. Non c'è ricezione di Milani, allora si deve ricominciare da Guarino. 10 secondi per chiudere l'azione, adesso il consegnato per Milani, ma si gioca sempre per linee esterne. Di Viccaro prende la linea di fondo, Di Viccaro va a appoggiare al vetro, 2 punti per Di Viccaro, 20 punti per Di Viccaro. E stasera, se Napoli vince questa partita, deve dire grazie a Di Viccaro, perché i 20 punti sono fondamentali, mentre c'è infrazione di passi di Ronconi e possesso che torna a Napoli con 2:04 da giocare e minuto di sospensione chiesto dalla panchina di Battipaglia. Tanto di cappello a Battipaglia, perché ci ha messo il cuore, ci ha creduto, sbagliando tanto, ma probabilmente non quanto credeva Napoli, che invece di par suo ce ne ha messo per farsi riprendere. Sì, purtroppo è una partita che è nata un po' così, e del resto, insomma, se si guardano un po' le cifre, adesso non abbiamo quelle aggiornate all'ultimo quarto, quindi, però percentuali da 2, 7 su 28, Napoli ha tirato veramente male. I lunghi in generale hanno fatto 2 su 8, 0 su 2, 0 su 4 di Incic, quindi praticamente 2 canestri dal campo prima di quest'ultimo quarto. Ora Malagoli ha fatto i 2 canestri, quindi naturalmente con una produzione così sparagnina dei lunghi è difficile poi trovare soluzioni sempre dalla parte degli esterni. Per fortuna giornata di gran vena di Di Viccaro, che aveva giocato maluccio le ultime, e che per fortuna di Napoli oggi ha trovato una giornata giusta per le sue triple mancine, e sicuramente se Napoli vince 70% è grazie a lui. Guarino, ultimi 2 minuti di gara, Napoli più 6. La palla nelle mani di Gincic, poi Malagoli attende che Guarino si vada a prendere questo pallone, il consegnato per Milani, finta il tiro, va sotto da Malagoli che si incarta, e allora arriva il possesso Napoli, perché Milani non molla, e allora proprio nel mentre Gambarota si liberava del pallone gli arbitri fischiano per la contesa, la freccetta, stavolta premia Napoli. Si riprenderà con una rimessa da sotto canestro, va ad effettuarla Guarino, ci sono 3 secondi per chiudere l'azione d'attacco, palla di Viccaro, mano in faccia di Viccaro, sbaglia il tiro, stavolta era forzatissimo, non si poteva chiedere l'impossibile, con Gambarota dall'altra parte, la palla nelle mani di Martino, poi in quelle di Murolo, che prova a giocare con il blocco di Locci. Ronconi vuole sotto Locci, non ce l'ha, preferisce andare da Martino, ancora fuori per Ronconi, finta il tiro da 3 punti, va sotto Ronconi, sbaglia ma prende il fallo. Prende fallo da Malagoli, 4° fallo per Malagoli. Tiri liberi per Ronconi. Adesso mette il primo. Fa 2 su 2 Ronconi, vale il meno 4 Battipaglia, con pressione molto alta adesso.
su Milani da parte di Gambarota. 1:10 da giocare con Guarino in palleggio, si va ancora da Milani, finta il blocco di Malagoli, Milani vuole andare in fondo a smettere al vetro, un sottomano Mancino e anche il canestro di Milani arriva in un momento importante, riporta Napoli a più 6 e poi Milani ci mette anche una mano per sporcare la linea di passaggio tra Locci e Ronconi. Però Battipaglia dovrebbe crederci un po' di più, se non altro perché a contatto 61-55, Murolo si ferma, poi va fuori da Martino, arriva ancora la rubata di Milani che può essere la giocata della partita, direi, visto che mancano 44 secondi. Napoli può giocare anche un po' col cronometro, tra l'altro ha un altro fallo da spendere Battipaglia che non è ancora in bonus. Guarino gira attorno a Malagoli, poi si ferma, prende un tiro in controtempo, lo sbaglia, per fortuna tocca Guarino, Malagoli ricevendo dal capitano va a mettere il suo 10° punto, il più 8 Napoli, con Murolo che sbaglia, Malagoli recupera anche il rimbalzo. Ultimi 16 secondi, Napoli porta a casa la partita in una maniera o nell'altra. Di Vicaro non attacca, si fermano anche i giocatori di Battipaglia, c'è possesso fino alla fine. Napoli vince perché doveva vincere, ma se dovessi dire che ha convinto, Stefano? No, non possiamo dire che ha convinto, è importante conquistare i due punti ovviamente, però è chiaro che insomma ci aspettiamo molto di più da questa squadra che per il momento ancora stenta a carburare. Vediamo come andrà sabato, è una bella prova del 9 secondo me, perché su un campo difficile, molto caldo, dove troverà un ambiente veramente tosto, lì bisognerà mettere in campo gli attributi e vediamo se questa squadra insomma lì ce li fa vedere in qualche modo, fa capire che può essere una protagonista in questo campionato come tutti quanti noi ci aspettiamo. 63-55 il finale per Napoli, punteggi individuali per Battipaglia, 11 di Murolo, 9 di Locci, 9 di Martino, 8 per Gambarota, 7 Ronconi, 5 per Melillo, 3 per Di Spinzeri. Napoli ci sono 20 punti di Di Vicaro, 14 per Milani, 11 per Guarino, 10 per Malagoli, 5 per Dincic, 4 per Ugo Erkma. E allora nel ringraziare Stefano Prestisimone per il commento tecnico, nel ribadire il finale, Gevi, Napoli Basket 63, Treofan Battipaglia 55, vi rimando ai prossimi appuntamenti con il grande basket, da Antonio Mercurio, un saluto, buona serata.